La carta che ci accompagnerà dal 5 all'11 di febbraio è il 4 di coppe. La scorsa settimana abbiamo estratto il 9 di coppe, quindi che cosa significa? Che continuiamo con l'energia emotiva, rappresentata ovviamente dalle coppe, in un'ottica di conseguenzialità di questo lavoro. Potremmo leggere tutto come una sorta di downgrade a livello energetico, ma sfruttiamo come al solito le frequenze suggerite dall'arcano per tentare di vivere i prossimi giorni in modo un po' più equilibrato. Il primo grande punto su cui mi piacerebbe mettere l'attenzione è l'insoddisfazione. Quindi io ti dico, rifletti sulla tua insoddisfazione. Insoddisfazione può essere anche noia, quindi se in questi giorni ti senti così, che non sai quello che vuoi, non sai dove devi andare, quello che fare, ti senti insoddisfatto, ti senti annoiato, allora dedicati un pochettino alla riflessione sul perché nasce questa insoddisfazione, sul perché ti senti insoddisfatto. Puoi scrivere le tue sensazioni e i tuoi pensieri su un diario, cercando di buttare fuori quello che hai dentro. Questo è molto di più di uno sterile lavoro psicologico, sterile lavoro energetico. No, è autocoscienza applicata, è un'illuminazione che ti andrà ad aiutare ad identificare le aree della tua vita che richiedono dei cambiamenti, ma non domani, non dopodomani, subito, perché l'insoddisfazione è sempre sinonimo di un'energia stagnante molto più ampia. Quindi devi capire qual è questa forma di energia per implementare il giusto lavoro. Un altro consiglio che ti voglio dare è quello di esplorare delle nuove attività. Purtroppo lo sappiamo tutti, il 4 può essere un numero rutinario che ci immette dentro una determinata sicurezza, ma a volte, soprattutto quando scomodiamo le coppe come carta, quindi le emozioni, ecco che subentra il blocco, la noia rispetto a quella che può essere una situazione attuale. Magari abbiamo creato una dimensione confortevole nella quale ci siamo riposati, però siamo lì da un po' troppo tempo. Cominciamo a vedere che gli altri vanno avanti, noi no, non sappiamo che fare, o se lo sappiamo non abbiamo voglia di farlo perché, per come, non so, ma mi raccomando, buttati a capofitto nelle nuove opportunità. Queste nuove opportunità possono essere hobby, possono essere esperienze o possono essere attività che potrebbero portare un nuovo senso di realizzazione o comunque una sorta di booster energetico alle tue giornate. Quindi semaforo verde per tutte quelle persone che stanno aspettando un segno, un ok per partire con quell'idea. Fallo, inizia da ora. Però questo si trascina dietro una sorta di considerazione: in questa ricerca del nuovo, beh, non dimenticarti di praticare la gratitudine, il che significa ringraziare per ciò che già hai o per ciò che hai già raggiunto. In realtà la pratica della gratitudine non dovrebbe essere suggerita dal 4 di coppe, ma dovrebbe essere suggerita dalla quotidianità. Ogni giorno noi dovremmo essere grati non solo per qualcosa, ma grati a prescindere da tutto. È la gratitudine che attira la positività e non il contrario. E quindi questa pratica ti può aiutare a vedere quali sono le dinamiche favorevoli all'interno della settimana e migliorare il processo di benessere emotivo che comunque caratterizzerà i prossimi giorni. Quindi, oltre a prendere del tempo per capire su cosa sei insoddisfatto e per esplorare nuove opportunità, prenditi anche del tempo per capire per ciò di cui sei grato. Ora, cerchiamo di creare un lavoro attivo. Come posso trovare nuove fonti di ispirazione? Questo è il quesito sul quale ti invito a lavorare in questa settimana, perché l'ispirazione è tutto, l'ispirazione è energia, l'ispirazione è progresso, l'ispirazione è quello che ci manda avanti. La vera crisi non è mai economica, è una crisi di ispirazione, è una crisi di creatività, è una crisi di produzione. Quindi, come posso trovare nuove fonti di ispirazione? Lavora con questa domanda, io farò il tiraggio, in realtà lo faccio ora, ma il video uscirà domani. Quindi iscriviti al canale se non sei iscritto in modo da avere l'aggiornamento e domani personalizziamo questa carta. Mi raccomando, se anche ti dovesse risuonare al 100% l'energia espressa dal 4 di coppe, personalizza anche il 4 di coppe, approfondendo i suoi significati o tirando tu stesso una nuova carta per vedere quello che potrebbe uscirti, quello che, su cui potresti ragionare, quale arcano ti dà degli input nuovi che il 4 di coppe non ti sta dando ora. Buon inizio settimana, buona giornata, ciao!